Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Ogni essere umano è una fonte da cui sgorga acqua pulita. È necessario partire da questo scenario se si vuole essere felice nei rapporti con gli altri. Dietro ogni divorzio c'è spesso una lunga lista di accuse e lamenti. Quasi sempre la persona che racconta la storia è la vittima e l'altra quella da biasimare. Ma l'esperienza dimostra che non esiste un unico colpevole. Uno può essere più o meno colpevole, ma entrambi hanno una responsabilità. Il proverbio di oggi parla specificatamente della relazione matrimoniale. Ma il principio può essere applicato a qualsiasi tipo di rapporto, professionale, sociale, familiare. Il principio è guardare l'altra persona come se fosse una fonte. Aspetta sempre acqua pura, anche se a volte appare un po' di ghiaia o qualche foglia secca. Chiudi gli occhi per i suoi difetti e metti in evidenza le sue virtù. Le persone generalmente sono ciò che gli altri si aspettano che siano. Inoltre, prenditi cura della fonte. La tragedia dell'umanità nei nostri giorni è che vive contaminando le fonti d'acqua. E una fonte trascurata presto darà acqua contaminata. Ci sono persone che hanno smesso di essere fonti, si sono trasformate in pozzi di acqua amara perché qualcuno ha gettato immondizie e detriti nelle acque pulite. In qualche modo, tu sei un leader. Cerca di ottenere il meglio di ogni persona. Tutti hanno valori e virtù inesplorate. Imita il minatore. Scava in profondità, ma con attenzione, perché c'è il rischio che la miniera crolli. Guarda le virtù della persona e valorizzale. Correggi i difetti con amore. E se chiedi a Dio di aiutarti ad agire in quel modo, vedrai che la persona che ne beneficerà di più sarai tu stessa, perché il testo dice che la fonte ti darà gioia. Fa che questo giorno sia un giorno di ricerca di valori. Guarda la gente, non come sono oggi, ma come possono diventare se tu li saprai spronare, aiutare. Non iniziare le tue attività senza passare del tempo con Dio e non impedirgli di aiutare a vedere le persone come Lui le vede. Sia benedetta la tua fonte e trova gioia nella sposa della tua gioventù. Buona giornata.